che non farsi sorprendere dal grande crono notato in mattinata dal polacco. 7.44.90 per Rocco Potenza, 7.49.16 per Matteo Furlan. Intanto il passaggio agli 800 metri è salito l'applauso del pubblico, andiamo a verificare se il passaggio agli 800 in mattinata, come penso, esatto, Sabrimovic per la prima volta in virtuale comando della situazione, quindi l'uomo che non c'è, l'uomo che non si vede, quello che ha gareggiato al mattino è attualmente in una classifica combinata il leader di questo 1500. E c'è Glesner che adesso è arrivato lì con il fiato sul collo di Paul Joensen, che in questa direzione della vasca, respirazione a destra, non vede la posizione degli avversari, adesso sì, e adesso però è Glesner che non può controllare la posizione di Joensen. Sorpasso però da parte del danese nei confronti del Feringio e virata dei 900 metri con Glesner che ora accelera. Joensen già 3 decimi di svantaggio ed è aumentato però anche lo svantaggio di Rocco Potenza, 1,67 nei confronti di Glesner, ma dobbiamo fare gara anche su chi è entrato in vasca al mattino. 14,29,81 per Mateusz Sabrimovic. Luca, sempre con un occhio ai parziali di passaggio per capire quale può essere la proiezione di Mads Glesner e chi dunque potrà vincere questa medaglia d'oro. Il passaggio dei 950 metri, 9.11.35, e aumenta il distacco sia di Joensen che di Potenza. Sì, e sono 81 i centesimi di svantaggio che il danese ha nei confronti di Sabrimovic, per cui l'attuale terza posizione di Rocco Potenza in realtà sarebbe un quarto posto, quindi un urlo strozzato per il ragazzo allenato dalla stagione passata da Stefano Morini, che subisce peraltro in questo frangente anche l'attacco dell'atleta in corsia 2. Frolov è un passo superiore al suo, cuffia nera per Frolov, senza cuffia invece Rocco Potenza che sembra accusare leggermente la fatica. Peccato davvero che la formula dell'europeo ma anche del mondiale in corsa non preveda le batterie e le finali, perché qua avremmo avuto un impianto in ebollizione su una virtuale lotta di Sabrimovic con Glesner. Assolutamente, 10.09.96 per Glesner. Jensen Frolov che ha sorpassato Rocco Potenza e per ora continua ad essere oro virtuale Mateusz Sabrimovic, che ha gareggiato al mattino, mentre la medaglia d'argento del mondiale di Dubai nei 1500 stile libero un anno fa, Mads Glesner cerca l'attacco disperato, anche se ancora c'è la gambata per andare a cercare di chiudere ancora di più il divario virtuale. E qui, Luca, bisogna anche capire quanto Glesner si renda conto dei parziali o meno. 29.35 intanto l'ultimo tratto per Glesner, si alza continuamente per guardare l'orologio, quindi è cosciente della difficoltà, un secondo di ritardo, ha anche uno spunto migliore rispetto a Sabrimovic nell'ultima parte di gara. Queste sono indicazioni però ad atleta riposato, non certo dopo 1400 metri. Adesso la virata è 1150, 11.8.58, andiamo a vedere il passaggio mattina, 11.7.01, un secondo e mezzo, si mantiene a questa distanza, è in ritardo e non tiene il passo però neanche Rocco Potenza, passato in maniera netta da Frolov, non riesce ad agganciarsi al treno. E Frolov va a riprendere anche Joensen in seconda posizione in questa serie, ovviamente oramai ci siamo, non seconda posizione assoluta, visto che Glesner ha i 1200 metri, 11.37.82, sempre lotta a distanza con Sabrimovic. Glesner, il ragazzo di Copenaghen allenato da Paulus Wildeboer, peraltro un grande campionato per i danesi, come tu hai detto in avvio leggendo il medagliere, ma un grande campionato per lui a livello individuale, che è riuscito addirittura a insidiare sua maestà Paula Biderman nei 400 nel giorno di apertura. Primo titolo assegnato, quello dei 400 stile libero uomini, con Biderman davanti a Glesner. Stavi sottolineando il passaggio 12.06.98, il passaggio precedente di Glesner. Esatto, aspettiamo i 1.300, il passaggio di Sabrimovic al mattino a 200 metri all'arrivo era stato di 12.34.84. E adesso arriva
Manca poco a controllare questo passaggio, potrebbe essere in ritardo, è in ritardo ancora Glesner, 12, 36 e 25, qui siamo nell'ordine dei quasi due secondi, poi Frolov e Johansen, mentre Rocco Potenza si mantiene in quarta posizione in questa serie, più attardato Matteo Furlan, ma vi ricordiamo che la classifica d'arrivo di questa serie, quella che avrebbe dovuto essere la serie veloce, rischia di non essere quella definitiva, visto il tempo 14:29:81 di Savrimovic nuotato al mattino. E allora controlliamo quest'altro passaggio quando mancano 150 metri all'arrivo, 13:05:48. Sempre un secondo e quattro, sempre un secondo e quattro, lo può fare, può colmare il divario se smette però di guardare il cronometro, perde continuamente tempo, il paradosso di una situazione di vantaggio, quella di gareggiare al pomeriggio, quindi in migliori condizioni fisiche e sapendo il tempo dell'avversario, sta diventando un fantasma, un fardello sulle spalle del danese, che qua cambia passo, non ha avuto un'accelerazione di quelle micidiali in mattinata. Savrimovic ha chiuso in 56 secondi e qualche decimo, deve chiudere alla Sun, per fare riferimento di chi in quest'estate proprio sugli ultimi 100 metri ha costruito il record del mondo, il cinese. E infatti Mads Glesner ha aspettato gli ultimi 100 metri prima di sparare l'accelerazione finale, ora ci prova anche Rocco Potenza all'attacco del terzo posto in questa serie, la classifica dice ai 1450 metri, 50 all'arrivo, 14:02:86, Glesner, ricordavi, 7 decimi soltanto di differenza nei confronti di Savrimovic. Rocco Potenza all'attacco almeno di Frolov, ha superato Johansen terzo in questa gara, ma ora seguiamo lo sprint di Mads Glesner in corsia 4 per l'arrivo e qui rischiamo di andare oltre, ci prova con la forza della disperazione, ora va fortissimo e siamo nell'ordine dei centesimi, addirittura 14:29:88 per 7 centesimi e medaglia d'oro Savrimovic, e Glesner è medaglia d'argento nonostante il primo posto in questa serie. Serie in cui alle spalle del danese arrivano Frolov e il nostro Rocco Potenza.